Ci Vai, siamo? eccoci qua, buonasera. Allora, salutiamo i nostri amichetti. Salutiamo Flex. Ciao Flex, chi è Flex? Dai, Ragazzi, dici buonasera, tutto. grazie È per l'invito. il mio caro amico Un onore. che si allena e che stasera sicuramente toccheremo dei discorsi. Sono felicissimo che tante persone mi hanno chiamato per iscriverti sul tuo canale che sta crescendo da paura, le visualizzazioni da paura, ma probabilmente... Che ti devo dire? Quando si parla di bodybuilding tecnico, la gente furba ascolta le cose giuste, mentre le stronzate stanno sugli altri canali, con gli altri influencer. Volevo fare un regalo, cioè un regalo a me stesso, perché sono felice che succeda, e sia ai tuoi, perché... Io non avevo deciso di non toccare questo argomento, nonostante qualcuno mi abbia detto giustamente stasera vacci giù pesante, ma non è un problema. Io sono fatto così e ci andrò pesantissimo stasera. Non avevo deciso di non parlare di questa persona che io schifo profondamente con tutta l'anima, che si chiama Domizio Oliandri. È un ragazzo che si chiama Flavio, che è fantastico, perché lui sa come farmi girare i coglioni e mi manda le storie di questa testa di cazzo, dove stasera sta cercando di trovare qualche cosa, dato che innanzitutto saluto Andrea Presti, che sono sicuro che guarderà per la gioia dei tuoi, per la gioia di tutti quelli che stanno guardando questa live di stasera. Vediamo. È stato bellissimo perché sono arrivate delle... E adesso cominciamo con il primo argomento. Poi se qualcuno non sta bene, come dico, quello che non... Possono cambiare tranquillamente, possono cambiare canale, andare a guardare. Stasera non so cosa c'era in televisione. Big Bang Theory l'ho già visto, e per cui sono a posto. E le storie che mi manda questo ragazzo, perché sa come farmi girare i coglioni, e ce la fa, ma in senso buono, nel senso che lui me le manda, io mi incazzo e poi faccio le storie. Dominchio adesso sta massacrando Andrea, fratturandogli i coglioni così come le aveva fratturati a Lazzarin dopo avergli creato dei grossi problemi, per quanto riguarda fare delle storie che poi dividerà con la sua amichetta Marco PT per dei contenuti, dato che ormai l'hanno sfanculato un po' tutti, e io voglio arrivare al so. Queste storie era un esercizio che stiamo facendo tutti quanti, almeno io lo faccio da più o meno 35 anni, 36 anni, che è la fottutissima panca. La panca, appena entravi in palestra, qual era il primo esercizio che facevi? La panca Non bianca. ce n'era la cosa fantastica. Il maestro della palestra, che era Dio, il capo della palestra, che poi bene o male erano quelli che riuscivano a capirne qualcosa, erano le vecchie glorie, erano quelli che arrivavano da questo e quell'altro, e ti dicevano quali erano le prime indicazioni. Siete in due adesso, eh? Tu ti alleni da una vita, fai il preparatore di gare, Ricci, Flex allena anche lui, e naturalmente non ha mai fatto uso di, per cui abbiamo anche un esponente natural, che è un amico mio, è un amico anche tu. Tre domande. Quali sono? Cioè, cosa ti diceva il maestro quando ti posavi sulla panca? Aspetta, faccio una piccola introduzione. Le storie di stasera sono per rompere i coglioni ad Andrea, mi sono sentito in dovere di fare le mie storie anti-Dominchio, su questo modo di provocare una persona perché ti risponda, che probabilmente non vuole fare un contenuto con lui o no, non lo so, Andrea saprà. Tra l'altro mi ha risposto gentilissimo, penso che stia guardando questa live, anzi sono convinto, perché le persone come lui non guardano numeri, ma guardano la passione, per cui è importante per tutte le persone che adesso sarà l'altro Mister Olimpia, sostenete Andrea, comunque sia. E Dominchio, che poi Andrea risponde con una delle sue storie facendo vedere l'arco, modello esorcista, con l'adduzione delle spalle e tutto il resto. Adesso vi voglio fare una domanda per tutti quelli che seguono. Cosa vi diceva il maestro quando entravate, che abbiamo avuto tutti quanti un maestro per fare la panca? Cosa vi diceva il maestro quando entravate e il primo esercizio che era quello che volevate fare voi? Cosa vi diceva il maestro, che avete avuto voi il preparatore, per tempi non era preparatore, quando vi mettevate sulla panca? Io ce l'ho un'idea, comunque. Allora,
arco non l'ho mai fatto, arco per staccare non l'ho mai fatto, sono sempre stato in appoggio, niente, stacchi. in appoggio totale. Sinceramente, cosa succedeva quando tu tiravi sul culo? Ma non l'ho mai tirato. Ti facevano un culo così, il maestro ti faceva un culo così. Ti diceva posati sul culo, non spingere col culo, non tirare sul culo, appoggia la schiena. Ti ricordi? Alcune persone addirittura poggiavano i talloni dei piedi sulla panca. Questo succedeva più o meno 35 anni fa. Usavo. Adesso, certo. Poi, cosa succedeva? Si parlava di adduzione delle scapole, che tu ricordi? No, tutti questi tecnicismi non c'erano. Caricavi, cercavi di fare il movimento più corretto possibile, in linea giusta, dove doveva cadere, basta, stop, ripetizioni. Un'altra domanda, sempre perché comunque sia, ho visto i miei... alla base, mi permetto di dire, alla base apri il petto, questo è, poi sta all'anatomia pure di ogni corpo, no? Però alla base, lavoriamo il pettorale, apri il petto. Guarda, l'unica cosa che si faceva, e poi torniamo alle provocazioni di questa ameba umana, di questa caccola di naso che io non sopporto, che adesso sta cercando di rompere i coglioni di Andrea, che tra l'altro mi ha risposto in una maniera fantastica. Io sto parlando per me, non sto parlando per Andrea, nonostante abbiamo un rapporto di amicizia, siamo lontani adesso per fare contenuti e roba del genere, ci sentiamo per quanto riguarda la preparazione del Mister Olimpia, perché voglio sapere come sta. E ha risposto con queste panche di queste persone che si contortano come delle bestie, come Linda Blair nell'Esorcista, per fare in modo che l'ultima parte dello sterno tocchi più vicino possibile alla discesa del bilanciere. Ora, la cosa che non si doveva fare nelle panche era diciamo, quando la posizione massima eccentrica di questo esercizio era completata, quando non saliva si cercava di chiudere le spalle. Questa era l'unica cosa che non andava fatta assolutamente. Ma io ho sentito parlare di adduzione, arco, spingere con le gambe, che poi il 99% si spinge, si solleva anche il culo. Chi dice non lo sollevo perché... Io per esempio con una gran... Io ho provato a fare la panca alla powerlift. Non ci riesco. Neanche io. Mai provato. Mai. Io ho provato e le poche volte che ficcandomi qualcosa sotto la schiena, che ho enorme cifosi, non riesco. Ho una enorme cifosi, un'enorme lordosi. Invece loro fanno in modo di scaricare tutto il peso sul, diciamo, sui romboidi, mettiamola così. Disattivano, allora loro ci hanno questo a parlare, io disattivo, attivo, è una cosa che mi fa girare i coglioni. Per me la sudditanza linguistica è importantissima. Manca un'altra domanda che vi voglio fare, così intanto la gente si sente. Ma voi avete mai visto un culturista? Vi faccio dei nomi, ma ne voglio fare Cutler, Ray, Levrone, Coleman già si allenava come un powerlifter, ma ammetto anche lui, Menzer, Arnold, fare una roba del genere? No. Perché? Perché non è adatta per il bodybuilding. Perché non è un movimento, non si cerca il movimento del powerlifter, o perlomeno di questo signore, non è per l'ipertrofia, nel senso, ha un reclutamento di fibre che sarà del 30% per quello che riguarda il pettorale. Ma no, penso che sia un reclutamento di fibre, innanzitutto, che stavamo parlando l'altra volta della stessa cosa, però dato che sta venendo fuori un caso nazionale, io spero, non lo so se Andrea farà un contenuto con questo rincoglionito, però se dovesse mai decidere di fare una roba del genere, nonostante ci sono persone che non vogliono avere a che fare con lui, a ragion veduta, sarebbe comunque un contenuto che non andrebbe a fare. Allora, siamo qua per insegnare qualche cosa. Io dico che ho visto l'ultimo video di Dennis Fatti Più Allà con il nostro amico Dominchio Poliandri, dove si parla, ognuno prendeva per il culo l'altro per quanto riguarda
chi è o chi non è meritevole di parlare di fitness. Uno è diventato un sacchetto pieno di merda e l'altro è un ovetto. Spiegami, spiegatemi, quando una persona... Gente, io ti sento... Dimmi qualcosa. Vi sento malissimo, il suono no. grattato. Ti Voi sento... mi sentite bene? Ti sento un po' a scatti. Io sì, io al momento sento. Vado avanti, poi mi dite voi. Okay. Ma può essere, perché siamo in tre, di solito più siamo, meno si sente. E, diciamo, perché queste persone, perché stasera si voleva parlare dei grandi influencer, che poi non sono grandi influencer, sono grandi marchettari e venditori di qualcosa. Perché queste persone che millantano una forma fisica che tra l'altro non hanno, anche se l'uomo non si misura dalla panza di tutto il resto, però stiamo insegnando il cazzo di bodybuilding. Perché questo sport è messo, cioè viene cianificato da queste persone che non hanno nessun tipo di forma fisica e poi fanno un altro sport. Voi riuscite a dare una risposta a questa cosa oppure... Io, Max, sinceramente non credo nei mischioni. Credo che se si voglia performare in qualcosa, devi dedicarti in quel, perché il tempo stringe e non è facile, cioè diventare bravi, ci vuole tempo. A me la sala pesi questo ha insegnato, il tempo. Sono oltre Certo, 30 anni che mi alleno. E l'idea di rischiare, di provare a prendere da quell'attività, da quell'altra disciplina, i mischioni non servono a niente, ecco. sì, però il problema è che adesso, per esempio, il powerlifting è proprio entrato come una sorta di treno merci in questo sport che diceva Massaroni, che era molto naif, per cui Progetto Invictus forma persone con i tre fondamentali. Ora, i fondamentali sono entrati dentro i bodybuilding, per cui stacco quelli che loro chiamano tre big, che non sono i tre big. Beh, io non so, perché io sono vecchio, Lex, tu sei un po' più giovane, Ricci forse ti ricorda, i tre fondamentali, una volta, io sto parlando sempre di 30 anni fa, di più, non erano panca, stacco e squat. Ce n'era uno che sostituiva lo stacco, che era il bilanciere in piedi, panca e squat. Perché si diceva che con un bilanciere e due dischi, chiaramente, si poteva fare tutto il corpo. Eh sì, in teoria sì. Teoria anche in pratica. Bilanciere, puoi fare spalla, il bicipite e il tricipite. Fai tutto. Con lo squat, facevi lo squat. Aspetta, il bilanciere poteva anche essere usato per fare un rematore, per cui c'era anche il dorsale. E questi erano i tre fondamentali, cioè con un bilanciere si potevano fare tutti i multiarticolari, che poi il multiarticolare è uno solo, perché che è lo squat, che sinceramente all'inizio di ogni tipo di cultura deve essere insegnato per insegnare al corpo a fare determinate cose. Io oggi non me lo cado neanche di sbrego, perché ho fatto squat pesantissimi, ho fatto delle presse che poi dopo lo squat erano allucinanti, 500-600 kg, vabbè, dipende dalle macchine, poi se vai sulle panate a 250 devi stare bello che tranquillo. E posso raccontarti che lo squat a una certa età, dopo un po', ma anche quando sei arrivato a un livello di conoscenza di bodybuilding che non è, io penso che quando hai fatto già 30 anni è tanto, 10 anni è presto, anche se fai uso di e fai gare, perché la maturità muscolare, secondo me, nasce dopo la trentina passata, 37-38 anni, anche martellato. Io ho fatto martellato, l'ho fatto a suon di steroidi, assolutamente no. E adesso ho mollato tutto perché lascio lo spazio ai giovani. Ma i tre fondamentali, una volta erano qui. Adesso c'è la cultura, tra l'altro tirata fuori dal signor Coleman, di fare questa cosa che non è più dover. Prima, una volta, lo spirito del bodybuilder era
prendo un peso, faccio in modo di ottenere il massimo sforzo da questo peso. Poi è subentrato l'egolifting, per cui se, come diceva Ricipiana, che quando morì Ricipiana, io ricordo ricordo perché arrivò una notizia ai tempi di prima di aprire il canale, e diceva è meglio fare 150 kg per una decina di ripetizioni o 220 per due. Lui diceva, io sono un culturista, preferisco togliere un po' di peso e fare delle ripetizioni per poter avere uno stress, una lesione, comunque si avranno delle lesioni, saranno messe a posto, tra l'altro perché comunque, signori, funziona così, il bodybuilding naturale non esiste. O se esiste, ci sono delle persone che vanno in giro, stanno bene tutto quanto e non gliene fottu un cazzo, bene, come te, ci sono persone che vogliono portare il bodybuilding all'estremo. Anche i nostri influencer che vediamo, ragazzini giovani, questo, questo e questo, si impiastrano e magari hanno dei risultati di merda, dove possono passare per natural sì o no, vedi tutto quello che è successo con i vari Lamastre, Enrico, Catino, tutte le Iene, roba varia. Altri che comunque hanno un risultato ben maggiore, che comunque vogliono, vedi il nostro fenomeno da baraccone, no, beh, fenomeno genetico di Filippo Piccio che è in mano a tutti quanti come fosse una prostituta. Non so se avete visto l'ultimo video forense Muzzi, dove Muzzi, io pensavo che Muzzi fosse un pelino più intelligente, a parte essere comunque di parte, perché io, Andrea, Presti, per chi non capisce di chi sto parlando, e Andrea Muzzi non si vedono di buon occhio. Avendo parlato con una persona, anche se non ho parlato con Muzzi, posso dire che comunque sono di parte, perché sono. E sinceramente ho visto persone disiscriversi dal suo canale per aver detto la cagata più grave del mondo, cioè una persona che è palesemente, almeno io dico, parlo. No, io non parlo per me, parlo oggettivamente, perché se una persona dicesse io ho fatto questo sport da ultimo dei coglioni, non ho avuto nessuna misura, non ho avuto nessun niente, potrei dire è per me. Siccome comunque ho portato anche il mio, se avessi deciso di gareggiare ad alti livelli avrei potuto, avrei avuto la genetica, le qualità e tutto il resto, perché le mie misure comunque sono state, insomma, se ho avuto i complimenti da uno dei più. Dal nostro esponente italiano, se sento una persona che per le visualizzazioni, perché oggi comunque la fanno da padrone, dover dire che una persona in quello stato, soprattutto quando una persona ha delle rotondità, perché una persona dice: ma lui è sotto o non è sotto? Ma signori, non è tanto la carne, non è tanto i volumi, è il tipo di percentuale di BF e le rotondità. Se una persona riesce a ignorare una roba del genere, pensa che gli unicorni possano cagare arcobaleni, ma prego. Però comunque sia, ho visto che fare una figura di merda, signor Muzzi, per quanto riguarda anche i commenti e tutto il resto, perché stanno cercando di far passare chi usa e gli viene male, chi usa e fa dei grandi risultati, a gente che ascolta come dei grandissimi coglioni. Adesso vi lascio la parola, perché sennò dicono che parlo troppo e mi rompo No, le no, questo di Muzzi non l'avevo visto. Ora, ritornando al discorso del powerlifting che è entrato nel bodybuilding, in realtà, come hai detto Max prima, dopo il bodybuilding è subentrato l'egolifting, perché diciamocelo, forse un po' tutti in un determinato periodo abbiamo provato il famoso massimale. Chi è che non ha mai provato Una volta all'anno lo provavo, il Massimo. massimale? No. Tutti ben consci che un massimale, appunto, è solamente una cosa che si fa o per un risultato sportivo, che a noi non ce ne frega un ben amato cazzo, che noi non dobbiamo fare gare, sollevare tot chili, è per l'ego, per vedere quanto sono diventato forte, perché a livello di costruzione un massimale è praticamente, e non, nessuno mi può venire a dire che un massimale ti recluta delle fibre, perché se si parla di 3-4 colpi con un peso, qualcosa si recluta, un massimale, oltre che rischioso, perché è rischioso, è puramente per capire
dove siamo arrivati. Quindi... No, ma poi voglio capire anche questa cosa qua, perché questi powerlifter mi fanno morire, soprattutto perché dopo toccheremo altri influencer di cui ti ho mandato dei video che tu hai visto, che parlano di peso, io ho fatto 150 per uno, lo faccio ripetutamente e tutto il resto. Ho sentito sempre per i video, stasera facciamo i nomi, io non ho paura, io le querele le prendo, mi pulisco il culo e poi le butto nel tuo cestino. Dunque, ho sentito sempre il video di questo splendido personaggio che a me sembra l'ercio della famiglia Adams, che si chiama Callà, e parla che nelle palestre normali, quando loro fanno 150 sulla panca, sulle palestre commerciali, perché cazzo vuol dire palestre commerciali? Non ho capito. Perché cos'è? C'è qualcosa per il popolo e c'è qualcosa per l'elite. Esatto. Non ho capito cos'è una palestra commerciale. Non capisco. Una palestra frequentata da persone mediamente magari normali, che non hanno grandi fini, non hanno fini agonistici, magari, nel senso di schoolboy o qualcosa. Fantastico, uno spettacolo. E comunque, siccome io ho una grande memoria, mi ricordo, che cazzo vuol dire che i pesi di una palestra commerciale, se metto 150 in una palestra da agonista, sono 158 in una palestra, questo ho capito io, in una palestra commerciale. Cioè, vuol dire che io tutte le volte che vado a fare una panca alla XY qua di Sassuolo e tutto il resto, che mi ha ospitato per 2 anni e mi sta ospitando a gratis, io devo pensare di fare 8 kg di più e loro 8 kg di meno. Cioè, come funziona? Se io vado in una palestra e metto 150, devo calcolare meno 8? Guarda, io queste cose non so che i pesi hanno delle tolleranze da una magari minima da una marca all'altra. Io l'ultima volta che ho fatto una panca da 194 kg, poi ne ho fatte anche da 210, chiaramente non posso più sostenere una performance del genere, perché prima con un braccio da 54 centimetri, come ho fatto vedere ampiamente nei miei reel, nelle mie storie, e avendo sempre avuto un grande petto ed un enorme tricipite, perché ho fatto sempre un allenamento che era intenso, con un bassissimo, perché è importante, un bassissimo recupero tra una serie e l'altra, anche con enormi carichi, in numero minore delle serie, delle ripetizioni, per me e sei, non si va più sotto quando si ha un enorme carico, e il primo esercizio deve essere quello. Io quando facevo queste panche, che poi sono venuti fuori bimbi, sono venuti fuori gente di altri sport, a dire che Dominchio era quello che diceva che mi due nanetti da una parte e dall'altra mi toglievano i pesi mentre io stavo facendo le esecuzioni. Vabbè, questo era giusto per rompere i coglioni a Domingo, perché stasera io voglio rompere i coglioni a Domingo. Però il discorso è questo: si cercava di avere una performance maggiore, chiaramente, che con gli steroidi si ha. Ora io non posso più pretendere di avere una performance da 200 kg per 4-5 ripetizioni, però continuo perché mi sono perso. Scusami, che stanno arrivando 100.000 telefonate da quest'altra parte. Cosa stavamo parlando? Perdonami. L'Alzheimer. Che utilizzavi e che adesso giustamente comunque anche perché siamo sì, utilizzavo quei carichi lì, non li utilizzo più, però comunque sia io tendo sempre a fare un discorso di ripetizione, e soprattutto quando c'è un discorso da fare per quanto riguarda mollare da quando si ha usato, per cui la testa ha una memoria. Per quanto riguarda, io sono 10 anni che mi alleno con delle cure saltuarie di tempo in tempo, per cui faccio on off, on off, on off, mentre oggi fanno on e vanno avanti anni, anni. E durante questo discorso qui uno si allena comunque, nonostante abbia una certa forza da una parte e una certa forza dall'altra, per cui mai mollare l'intensità, mai mollare il gesto atletico. Questi pesi enormi si costruiscono nel tempo, macinando ripetizioni, ripetizioni, ripetizioni. Non a 25, non a scuola francese, mi dispiace per chi dice questa cosa, ma macinando almeno il minimo, che sono 6 ripetizioni, tutte 5, posso
lasciare andare per poi avere una ricostruzione. E con determinati farmaci e tutto il resto avviene molto molto più velocemente, per carità di Dio. Ma se io in 35 anni non avessi fatto, usato il massimo del peso per il massimo, per il minimo delle pensioni consigliate dal bodybuilding, non avrei, non sarei andato a questi carichi. Tutti quelli che provano questo massimale ogni tot e fanno la ripetizione, la ripetizione, la ripetizione, non creano ipertrofia e, stanno, e non fanno neanche un lavoro di tipo esplosivo, per cui in velocità, come può essere il ciclista che lavora in esplosività e ha delle gambe enormi, come Tom Platz veniva dal ciclismo. Questo ripetere questo gesto che sta addestrando il sistema neuromuscolare a fare il gesto non addestra il sistema muscolare, che non viene, che non... che ci metterà molto più tempo per, diciamo, maneggiare questo peso, ma non sarà di là di molto. Io vedo che tutte queste persone stanno lì che stanno brancolando sempre con gli stessi pesi, mettono 4-5 kg, poi tornano indietro 5 kg, poi è sempre la stessa roba. Il problema è che ci sono questi influencer che oggi hanno insegnato questo stile di allenamento, per cui i tre big, come li chiama Dominchio, sono ficcati dappertutto. Per me sono il motivo di lesione, perdita di tempo e sicuramente l'ipertrofia che cercate non ce l'è. Tra l'altro, guarda, voglio aprire una parentesi riguardo l'allenamento, il doping, i cicli saltuari. Una volta, ti parlo dei vecchi bodybuilder, anche quando non erano sotto, anche quelli grossi, i grossi della palestra locale, spingevano sempre. Una volta si staccava veramente. Facevi le tue, all'inizio erano 8 settimane, perché erano 8 settimane. 8, 12. Poi si facevano magari quelli più esperti, cioè più avanti, più agonisti, le 10, le 12, e staccavano veramente, anche perché c'era giustamente il discorso della saturazione dei recettori, quindi più vai avanti e più servono molecole, gli effetti negativi aumentano e gli effetti positivi calano, quindi... devi aumentare per avere quel beneficio che hai quando sei in fisica riposato. Sì, ma infatti un culturista che ha fatto storia, sicuramente rimarrà negli annali, è Dorian. Dorian, tra l'altro, sempre allievo di Yates, perché Yates è Dio, poi ha raccontato anche lui delle minchiate per quanto riguarda l'allenamento, perché prima diceva una cosa e poi comunque si allenava a porte chiuse. Sicuro è, io ho provato un allenamento che va a che fare con la forza del bodybuilder. La forza del bodybuilder, come ho già detto, è perlomeno quando ero naturale, e io ricordo che non più di, e quando ho fatto sempre le foto di Instagram, dove avevo 17 anni, lì arrivavo da un incidente, e ci sono sempre le foto di quando avevo 16 anni, e lì ero 63 kg, quando sono arrivato a 17 anni, praticamente un anno e qualcosa dopo, ero quasi 83. Vabbè, uno era sottopeso, appena stato in ospedale, per cui anche del calo fisiologico, non bisogna pensare, ma tu hai messo 20 kg. No, non ho messo 20 kg. Sono messo 20 kg tra la crescita e tutto il resto, perché uno che mette 20 kg, perché io sento un sacco di minchiate. Se io metto 20 kg di muscoli, io, ma non il Mister Olimpia di più, 20 kg di muscoli sono una quantità enorme. Cioè, se ti dicessi adesso, Ricci, adesso io domani ti regalo 5 kg di muscoli. Porca puttana! 5 kg di muscoli. Vuol dire che tu, se adesso sei, sto dicendo una cazzata, 70 kg, e io ti regalo 5 kg di muscoli, 5, cambi tu non vai a 75 kg di peso sulla bilancia. È la stessa proporzione di uno che ne pesa 95 in dimensione, per farvi capire. 5 kg di muscoli sono, tu devi cambiare tutto il tuo guardaroba, le braccia diventano il triplo, il collo diventa il triplo, sto parlando di 5 kg di muscolo. Oggi io invece sì, no, ma assolutamente. Quello che volevo dire io è, per avere questo tipo di ritorno,
il bodybuilder faceva il bodybuilder. Per cui io usavo, per arrivare a quel tipo di lavoro lì, non c'erano integratori, c'erano le proteine che sono arrivate nel 91, bombe non ce n'erano, perché Max, bombe le avevo fatte. io sono Dimmi. del 91, immagine. 33 anni fa Aspetta, ti parliamo. racconto un aneddoto perché comunque sia alla gente di questo canale piacciono gli aneddoti come li piacciono ai miei. E nel 91 io avevo appena comprato un fumetto che si chiamava Zero di Kenshiro, era il primo manga di Kenshiro. Io sono un grande fan di Kenshiro e tutto il resto. E ricordo che quando uscì Zero comprai i primi numeri. Quando arrivò l'amico con le proteine, col barattolo di proteine al cappuccino, cazzo, io andavo, sono andato fuori, che cazzo è? Oggi è come un ragazzino che vede il trembolone, dice, ostia, il trembolone, fammelo provare, perché Il oggi ci imbroccano così. Io invece avevo visto questo barattolo e avevo fatto cambio con lui perché lui voleva il mio fumetto zero, il numero uno, che tra l'altro oggi vale uno sproposito, si chiamava Fausto, e mi sono chiuso nel cesso a farmi un frullato con il latte di proteine. Poi mi sono cagato addosso perché le proteine le prendi per la prima volta, ciao. No. Quindi mi sono chiuso in bagno con queste proteine come se fossero la soluzione di tutti i mali. Poi ho capito che servivano, no, ma questo era il massimo di quello che avevamo. E il massimo, io andavo e facevo le prime cazzate come allenarsi 2 o 3 volte, panca, 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 panca. Poi ho capito che dovevo essere aumentato il carico, il peso. Io viaggiavo per arrivare a quella fotografia, panca, panca alta, molte volte non facevo neanche le croci, panca, panca alta, andavo via. E poi quando ho capito di passare alla settimana prossima, tutto questo chiaramente lì non c'erano le bombe, non c'erano. Cioè, ho cominciato dopo la foto che vedevi sempre quando eravamo in tre, che già erano 91 kg, però più sporchetto, più tutto, non perché mangiassi, non c'era la concezione del bulk, però comunque sia ero riuscito a sporcarmi poco, no, scusami, 91 no, 87 kg, comunque 87 kg, una roba del genere. Le masse erano già su 45, braccetto da 45, poi sono abbastanza alto, per cui. Ma il discorso era massacravi e lasciavi andare. Quella è stata la chiave, perché quando cominciavo a allenarmi facendo un allenamento, per il petto, 2 volte alla settimana, 2 volte alla settimana, con 12 serie classiche che sono per il natural, non ce n'era. Cioè, dovevi fare il tuo e lasciare che si riposasse. Questo Allora, era il segreto. visto che noi siamo anzianotti, voglio fare un aneddoto, cioè dire un aneddoto a Flex, che lui è Vai, giovane. vai, vai, vai che ne Adesso aneddoto. nei supermercati, da tutte le parti, senti ragazzini che parlano di cicli di steroidi, come se fosse. A volte mi capita, vado a fare la spesa con mia moglie, sento un ragazzino davanti al frigo dove ci sono i budini proteici. Ora, perché noi facciamo il trend, questo va preso. Cioè, ai nostri tempi, cioè, ti guardavano male quando prendevi gli integratori. Gli aminoacidi c'era il Freeliver, come si Freeliver in farmacia, Te lo ricordi, ti rompevano i il coglioni. Preliber è la creatina. No, era aminoacidi BCA, classici BCA. Ah, Creatina esatto, perché non era esisteva ancora. aminoacidi, sì. Mi ricordo, Guardavano. erano le bustine quelle color metallo. Sì, bravo, e ti guardavano male perché comunque prendevi gli aminoacidi, prendevi le proteine che. Le prime erano il meritene che le fanno ancora per i debilitati. Era già un mondo estraneo. Pensa che con il Freeliver io mi allenavo nella cantina di un negozio di fianco dove mi allenavo di solito perché avevo il mio stereo con la cassetta ed ero da solo mentre gli altri andavano a fare pirletta con le fighe. Io ero uno sfigato di merda, il re degli sfigati. E infatti mio cugino mi diceva: ma tu che cazzo fai qua sotto insieme ai topi? E avevo 16 anni e mi allenavo con ancora i pesi, quelli Rovera con dentro la sabbia. E avevo 17 anni da solo con 110 kg, facevo la mia panchettina, tante volte mi cascava sul petto, da solo dovevo tirarmela fuori, ma cioè, era più le volte che mi spaccavo le ossa e le volte che riuscivo a fare l'allenamento, però era la concezione di un tempo. Oggi con questa stronzata di questa panca, la prima cosa che si dice
preservo le spalle. Ma come cazzo fai a preservare le spalle se usi una geometria per fare questa merdosa panca da impazzito che assolutamente non è la geometria di un culturista? Tu sei una persona che prepara ragazzi per le gare, ho visto per quanto riguarda, ho spulciato sul tuo canale. Dimmi, ma c'è uno di queste persone che gareggia, Man Physique, non Man Physique, che fa una panca modello powerlifter? Ma non ci provano nemmeno. Ma come mai? Se la Questa panca che per moda, esempio Dominicio dice... la vedo invece nei ragazzini che arrivano e che ci sono magari, hanno visto magari video di Project Invictus, che ti ripeto, fanno queste le spinte sia per le spalle che per il pettorale con quell'angolazione strana. Alzate laterali in una maniera che non esiste, però in tutte le persone agoniste o comunque avanzate, nessuno fa una cosa del genere. Poi, se mi dici, c'è un po' di rimbalzo quando c'è il carico, un po' di la sporchi, perché comunque le esecuzioni, come dice anche Andrea Presti o Bolzoni, le esecuzioni da nazi perfette le fai quando c'hai una muscolatura disumana. Un controllo mente muscolo, allora Ma hai guarda, fatto o risparmi quei minuti sull'esecuzione. esecuzione corretta, anche lì è una parola che serve e non serve. Nel senso, il culturista cerca di replicare tutte le serie esattamente come la prima. Quando non arriva, il culturista ha sempre, Arnold aveva Franco, uno spot che ti fa completare quello che tu non puoi completare. Io lo spotter l'ho usato per 35 anni, cioè non mi ricordo una panca che io non abbia fatto senza un qualsiasi pirla che passava per la palestra. Scusami, zio, mi dai una mano? E comunque sì, c'erano quelli che ti danno una mano, quelli che ti devono il peso, quelli che ti fanno faticare oltre mo', cioè ci sono persone che non sono capaci, ma perlomeno riuscivi a completare, molte volte rovinavano anche la serie, quindi ti trovavi quello tuo. Ma il culturista cerca, ci sono le tre chiavi, l'abbiamo già detto l'altra volta, poi passiamo avanti con gli argomenti perché ne abbiamo tanti. Tensione continua, non gliene frega un cazzo, ascoltate, di toccare. Se sfiora è già tanto, se sfiora è già tanto. Si va più vicino possibile perché a lui non si possano creare problemi, essendo una grande muscolatura. Per quanto riguarda un enorme stretching per un enorme petto. Giusto. È importante quella roba lì, perché questo fermo, ecco, un'altra cosa, poi cambiamo discorso perché poi mi incazzo, mi girano i coglioni. Parte la Allora, bestemmia. cosa serve questo cazzo di fermo al petto? Lo dico io, per convalidare l'esecuzione nel powerlifting, nel bodybuilding serve un cazzo. Ok, è una roba A per quanto livello riguarda... tecnico, a livello di reclutamento, cioè funzionale, di crescita, non serve a niente. Allora, per la tensione continua e per la gente che vuole crescere, io ho sempre avuto un enorme petto e con e senza, perché perdi il volume, ma rimane la memoria muscolare dopo tanti anni. Ora, io non ho mai fatto un fermo petto, mai, never, mai, perché secondo me e secondo tutte le persone con le quali mi sono allenato, io sono stato nel Crab Conti. Ho conosciuto alcuni di persone di vista, Focherini, Ascani, la persona che, Domingo se non sbaglio, a Focherini diede del coglione, perché chi sono questi coglioni che fanno questa panca? Si chiama Federico Focherini, comunque sostiene l'Italia per quanto riguarda il bodybuilding italiano, insieme a tanti altri nomi, Defante, la gente con la quale siamo cresciuti sui giornaletti. Fino a quando un Certo. mentecatto a Focherini dei coglione, vuol dire che non ha capito tanto della vita, Querini, fra perché l'altro, comunque è un po' professionista. problemi, si è strappato di tutto le braccia, mi ricordo. Vabbè, ci sono delle persone anche, se non sbaglio, Nocerino, tra i suoi deliri di onnipotenza ha tirato fuori anche lui uno strappo, Masolo che sta girando adesso in perterrito nei video, fantastico.
compra da mangiare, i video full day. Ma a me fino a 2 settimane fa io questo Masolo, non sapevo neanche chi era. Poi me l'hanno inviato. Mi fa, adesso guarda, è un altro influencer che fa parte della community, che è stato intervenuto in un po' di canali. E a me sinceramente a me non piacciono i culturisti di oggi in generale, tranne alcuni che ancora rispettano questo fatto di non avere un ventre enormemente disteso. Non mi piacciono i culturisti che hanno una spalla preponderante, vabbè, piena di bozze e tutto il resto, perché sappiamo benissimo quello che bisogna fare, l'ho fatto anch'io. Non mi piace avere, ti ho detto, bozze che non siano naturali, per cui anche lì bisogna seguire la naturalità per fare determinate cose. E non voglio entrare nel merito, perché rispetto ad altre persone che nominano bombe nuove, stronzate, si pungono in diretta, io, per me parlare di bombe non è disinformazione o scoraggiare, ma è informazione per i ragazzi. Quando un culturista si presenta con uno stomaco dilatato e delle braccia che non sono all'altezza, anche per strappi, che non è colpa di nessuno, arriva il momento tuo, che non sono all'altezza delle braccia, a me il culturista già perde immediatamente di interesse. Naturalmente l'esempio più lampante della persona che va in palestra è un petto bello pieno e le braccia, cioè lo stereotipo della virilità. Anche tu flex di invece. Beh, il bodybuilder sicuramente, allora, quando uno vedevi quello muscoloso, un bel petto e il braccio, no? Perché sono quelli che poi dopo, ovviamente noi che siamo appassionati di bodybuilding si guarda tutta la completezza, però se manca un braccio che può essere chiamato braccio, nelle pose, no? Il doppio bicipite, no? Cosa, sì. Qual è la posa per antonomasia, no? Il doppio bicipite, comunque, le pose. Uno fammi vedere il braccio, uno fa vedere il bicipite, è lì. E a proposito, vabbè, Max, lui, vabbè, io quelle misure non l'ho avute neanche a 120 kg, io il 54, sono fermo. Il 54 è fantastico, perché quando a me, non voglio fare lo stupido, perché per me le amicizie sono molto importanti, e soprattutto se parlavamo un'altra volta di Venturato, che aveva visto le mie foto e c'era rimasto un attimino così. Io non ho mai fatto una gara veramente importante, l'ho fatto per giocare, e comunque mi sono presentato su un palco a un peso che non era un enorme peso, con 51, a morte, tirato a morte. Vuol dire che tolta la roba, tolto tutto quanto, una persona dice, eri nato? No. Però comunque sia, ho tenuto delle misure anche sul palco. Mentre, e mi piace comunque vedere la faccia di alcune persone. Per esempio, a me è stato una grandissima soddisfazione, perché comunque si sta parlando di Andrea, aver fatto vedere il mio braccio, diciamo, nel momento migliore della mia carriera, Andrea ha fatto un'esclamazione fantastica. A me queste cose qua piace tenere dentro l'amicizia, per cui non so se io dovrei fare un video, per il momento mi piace tenere questa conversazione amichevole, poi quando sarà, buttarla sul commerciale al momento non mi interessa, mi piace più avere una persona che comunque sinceramente è appassionata di questo sport. E un'altra cosa molto importante, così come ti dicevo di Venturato, essere una persona, poi adesso tocchiamo degli altri punti, se non sbaglio abbiamo parlato del video del signor Marco PT, in risposta al signor Mazzola, così andiamo avanti con gli argomenti, che parla di peso personale per quanto riguarda queste famose competizioni del cazzo di stacco dei miei coglioni. E allora, cosa vuol dire peso personale? Ora, se una persona pesa, come dicevo io, la rotondità non fa il peso. Guarda che bello Venturato, a 83 kg con un braccio enorme, una bu enorme, belle gambe, bella qualità e soprattutto bella densità. Cosa vuol dire dover mangiare? Perché io ho visto quel video della fidanzata di Domingo, che è Marco, che è dover ingrassare per parlare di ipertrofia. È possibile parlare di ipertrofia nell'ingrasso? Per me no. No, allora, il discorso
il discorso di ingozzarsi per uno dei nemici più giurati del bodybuilder comunque è la bilancia, perché la bilancia è il peso, è un'ossessione. Quindi, se poi è finalizzata, cioè, ci deve essere una cosa che è graduale, perché tanto i muscoli si mettono lentamente, gradatamente, anche con gli steroidi, quindi i grossi incrementi non ci sono. Cosa succede? Che per quello che ho capito, questo signore parla di voler mettere su massa per poter alzare di più, per quello che ho capito. Però E se metti tutto questo massa vuol grassa dire essere innanzitutto in forma. Questo è un finto, un influencer. Questo è un messaggio che tu daresti a un ragazzo di 18 anni, 17 ma anni? guardate, cioè, devi arrivare a 120 kg da una partenza di 105, cioè Sì, allora io importante. faccio. Sì. Allora, È un peso 105 kg, importante. no, di più di 105 kg a 1,82 m, perché è alto come me. Ora, io ho visto la genetica anche di suo fratello, che è un fratello, una scopettina, cioè molto più contenuto, molto più, come si dice in americano, lean, pulito. Ora, io ti faccio una domanda che poi è una domanda che dovrebbero riflettere tutti quanti. Una persona che durante il video con Nocerino, dove poi è stato bullizzato da Nocerino, anche secondo me, anche in malo modo, per quanto riguarda la BIA, dove è stato distrutto, perché se non sbaglio aveva 16, 17, ma era molto di più. Cosa serve avere, essere 105, 106, 107 kg? A parte che se parla di veganismo, ti posso assicurare che è venuto a casa mia a mangiare tante di quelle volte, e di vegano non c'è neanche il pensiero, tranquilli. Certe piadine col porco che non finivano più, perché una persona, se deve fare il culatone, lo deve fare col suo culo, non con quello degli altri. Ma il problema è, se io sono 105, 100 kg, 80, al 20%, e un'altra persona alla stessa altezza è tirato bello venoso a 84, è la stessa persona? No, allora, il discorso è che comunque lui non è un bodybuilder, lui comunque Però tutti quanti stanno qua a predicare bodybuilding. Sono tutti quanti a predicare tre cose. Adesso stavo parlando con un ragazzino che sto seguendo io, che ha un'ottima genetica, che ha delle belle risposte, delle belle rotondità, tanto che gli ho domandato: mister, stai prendendo qualcosa? Ma no, me lo dici, non è che sono tuo papà. Me lo dici e facciamo quello che dobbiamo fare secondo quello che giusto. stai facendo, se no non ha senso. Poi sono cazzi tuoi. E questo mi fa vedere un programma di un grande fitness influencer, grande, sto dicendo grande, non un minchione, grande, e comunque crea contenuti divertenti, tutto quanto, e mi fa vedere questa scheda, che poi non si dovrebbe, però sai, quando una persona arriva da un altro, diciamo, personal, e ha speso una valanga di soldi, una valanga, per dopo un anno essere 15 bar, quei 20 kg più grasso, e se ne rende conto dopo e dice: mister, come facciamo? E io dico: mi fai vedere per cortesia, senza dirmi chi è, chi non è, perché vabbè, sono venuti da me, dall'impazzito di Master Wallace con latte alle fette biscottate, che adesso pubblica 2 video al giorno perché non ce la fa più. Sono venuti da me tutti quelli di altri grandi fitness influencer, gente che ti dà pezzi di enciclopedia, te li vende, che fino a un anno fa vendevano il miele magico e il turchesterone, che poi ti mandano le querele. Questi sono i grandi influencer, oggi diventano nati o no. Beh, comunque. E mi fa vedere questa dieta a 4.500 calorie. E poi, cosa succede? Questo ragazzo va da questo enorme fitness influencer, enorme, ho detto enorme, e dice: insomma, adesso dovrei fare degli esami del sangue. Lui gli fa: forse è meglio di no adesso. E tu ti domando, una persona che non ha deciso di bombarsi deve trovarsi nello stesso stato di avere degli esami ematici a cazzo di cane, perché ha mangiato a dismisura? Che senso ha? È un allora, a parte che
voglio dire, questa filosofia del mangia, ingrassa tanto, era un po' una cosa degli anni passati, tipo anni 80 e forse anche 90, dove il bulk era molto, ti ricordi che era proprio una fase distinta. Spesso gli atleti manco si facevano vedere in certe fasi della preparazione, ma qui si Beh, parla se proprio. tu vedevi i culturisti anni che furono 80-90, che li vedevi a un certo punto diventare delle vacche, per cui tra bone, muscolo e merda diventavano delle vacche. Ma lì non era un discorso di bulk, cioè non era un discorso voglio diventare più grasso perché diventerò più forte. Ma no, a loro interessavano sempre la ripetizione, a loro del gesto di fare una non gliene fregava un cazzo. E perché stavano 6-7 mesi senza mangiare? E poi vedevano il cibo e via. Allora del bulk non gliene fregava il cazzo. Mangiavano perché poi 6-7 mesi sei in dieta. Allora, 6-7 mesi sei in dieta. torniamo al discorso mischione. Si sono sempre fatti questi mischioni, no? L'idea di mangiare, ingrassare per mettere muscolo, cose che non stanno Sì, ma neanche. guarda cosa succede. Guarda cosa succede ai grandi influencer. Adesso te ne faccio un altro di nome. Si chiama Gianco, che eravamo anche in buoni rapporti fino a quando Domingo non ha deciso di mettere il suo zampino di merda. Nonostante io penso che Gian abbia da imparare tantissimo e abbia già avuto, vedi, questi fit influencer che a 31 anni hanno già il cartellino rosso dal medico. Il video non l'ho fatto io, l'ho fatto lui, dicendo che il dottore mi ha detto che devo dimagrire. Che mangiano, 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 e poi si trovano un domani che dice: cazzo, dottore, cosa devo fare? Però questi influencer da 350.000 follower, 350.000 cazzo, insegnano e portano i ragazzi a Un attimo, dover fare delle preparazioni, delle cose che sono fuori dalle grazie di Dio. Se loro stessi non riescono a gestire i loro impulsi o hanno deciso di non avere a che fare col bodybuilding, perché bodybuilding è comunque salute quando è naturale, perché quello che non è naturale purtroppo non è salutare, è la verità, ed è bellezza, da queste persone viene storpiato. Mi dici come fa una persona che da quando ha gareggiato, cioè 15 anni fa, quando era un ragazzino, nonostante la genetica non fosse assolutamente buona, ma già facesse i cazzi suoi, ora arriva a essere 110 kg al 25%, forse, cioè un cotechino ha più forma, e parlare di definizione, di salute, di tutto il resto, cioè non riesco a capire com'è che fanno a predicare la salute e la bellezza quando la salute è finita e la bellezza non c'è. Ah, apro una parentesi, tra l'altro anche tu, abbiamo visto il fisico di Flex che è totalmente natural. Flex sarà forse, no, dico forse, a qualche grado più, io sono tirato quasi sempre per la mia genetica. Flex è qualche cosa in più, cioè è proprio al limite del. Io ho visto dei video dove ci sono persone che poi l'hanno preso tutti, un video lo fa uno e tutti questi 10 coglioni lo fanno appresso, dove si parla di questo uomo strappato, definito a manetta, ma. Flex, quanto sei? 3,5? Quanto cazzo sei? Max, ahimè, è proprio il problema sta in questa ricerca spasmodica delle percentuali. Io No, ma mi per guardo capire, a allo me non mi interessa nominare un numero. specchio, nel senso è un percorso, un viaggio, è lo specchio che decide, non vado Certo, dietro i numeri. certo, certo, certo. Ma il bodybuilding non è fatto di bilancia, è fatto Non di è più specchi. un bilancio, è un viaggio e va percorso e ogni singolo passo va ascoltato per arrivare Beh, poi a vivere con un corpo del genere. Io, io ragazzi, penso che tu non faccia una fatica per avere quello che hai, bravissimo. nel senso che tu lo fai con il cuore, fai una dieta che è salutare e la tua genetica insieme a sì, alla tua genetica fa in modo che tu sia molto avvantaggiato per queste cose qua. Però quando io vedo una persona, per esempio tu, che hai la tua genetica, le tue masse che alla tua definizione non possono essere portate, se tu dovessi mettere 20 kg, la gente direbbe:
Che bomba usi? Una bomba nuova? Perché su un fisico come il tuo, se ci metto 20 kg, tra cui acqua, cellulite non esiste mai, ben, mai è difficile a un uomo, tranne qualche impazzito che mette 30-40 kg. Abbiamo visto dei ragazzini e lui che hanno messo 40 kg e ti dicono: oh, ti piace il mio braccio? Sì, se devo mangiarmi un insaccato, sì. Ma se tu dovessi mettere 20 kg su una struttura così pulita e così definita, hai deciso di avere quella struttura anche perché naturalmente non è che si può andare più in là. Ora puoi sporcarti, perché quando la resistenza insulinica di una persona è sana e tu domani cominci a mangiare lardo di colonnata, tu tra 3 mesi diventi una palla. O comunque sia, no, no, tu no. Tu nel senso metteresti 20 kg che si fonderebbero insieme alle fibre con un po' di sarcoplasma e tutto il resto, saresti tondarello a manetta e molto meno tirato, ma comunque sia, avresti comunque la tua partenza, cioè il centro del tuo corpo, che parte con una tiratura da campionato mondiale, io oso dire Olimpia, perché secondo me è anche di più, e chiaramente nel naturale o hai uno o hai l'altro, cioè non potresti avere un braccio, una presenza enorme con quel grado di qualità. Questo è il compromesso del naturale. E tu comunque sia lo vivi tranquillamente e vedo che non te ne fotte neanche a te di mangiare come se non ci fosse un domani, giusto? Max, assolutamente d'accordo. Io nella mia esperienza faccio un breve recap di come sono arrivato ad oggi a questa struttura. Ecco, io praticamente parto fino a 19 anni, pesavo 48 kg, il classico secchissimo. Secco. Io sono alto 1,77. Un centimetro più di me. Non sei basso, eh? Non sei basso. Un centimetro più di me. Ho sempre fatto sport nella vita, ho fatto un bel po' di sport, calcio tanti anni, anche atletica leggera in passato. Inizio in questo fantomatico gennaio di circa 13 anni fa a Sala Pesi. Mi ricordo il proprietario della prima palestra in cui iniziai, mi disse: devi mangiare. Io non sapevo nessa di cosa significasse mangiare determinati macronutrienti, niente totale, parliamo di 14 anni fa, 13 anni fa. Inizio a mangiare, che cosa recupera un ragazzo in giro per casa? Grassi, Quello che capita. carboidrati soprattutto, le proteine forse l'ultima delle questioni. Praticamente da 48 kg mi trovo in 6 mesi a passare a 70 kg. Arrivo all'estate a pesare 70 kg. Vi lascio immaginare, su un corpo comunque secco, non vado a mettere troppo grasso, ecco, perché comunque io non ho Beh, mai comunque sia avuto. 70 kg, sarai. Allora, oggi si ha la tendenza a mettersi la maglietta e dire: io sono grosso con la maglietta. Perché i Ok. ragazzi oggi vogliono diventare grossi, non gli interessa costruire una cosa. Poi, se tu al palazzo gli vuoi fare le impalcature, vuoi fare ok, ma devi costruirlo. Chiaramente, tu non avevi ancora l'esperienza di uno che ha costruito poi quello che hai costruito con gli anni. Se tu ingrassassi adesso e mangiassi anche merda, non lo dico di no, ma mettessi allora 10 kg di quello che io dico, acqua, ecco, la mettiamo così, acqua, ritenzione idrica, perché cellulite è difficile parlare di mettere grasso, non si mette fondamentalmente grasso. Ma mettiamolo anche, dai. Ora, se tu con 10 kg in più, con una struttura di questo tipo, tu sembreresti un bestione allucinante. Chiaramente ti giochi, cosa gli devi dire al corpo? Il compromesso mio è che ti devo dare dei punti percentuali della mia definizione. Chiaramente tu inglobi nelle tue fibre, metti l'acqua in fibre, metti l'acqua sottocutanea, metti quello che devi fare e diventi, è una copertura, ma se la copertura la fai su qualche cosa che hai costruito e vuoi mettere un po' perché hai deciso che questa estrema, io per esempio mi trovo a fare gli esercizi, ogni tanto mi viene la domanda, cioè, ma
dai, al 5%, cose del genere, nonostante sono sempre stato un ettomorfo, rispetti la dieta e tutto quanto. Ci sono dei pericoli perché ti possa fare male per come ti alleni? Ci sono dei pericoli? Sì, perché io vado e prendo la panca e metto il mio peso. Poi oggi dico non va, non riesco. Però se io posso, mettermi, mi alleno con i miei, con le ripetizioni che serve. Max, io ti Ovviamente. assicuro, perdonami se ti interrompo, io ti assicuro che tu ogni volta che entri in sala, e questo anche vale per te, Rich, tu, voi vi allenate come se fosse l'ultima volta. Dovete Sempre. Io ho entrare. mollato un po', onestamente ho mollato perché sono pieno di infortuni. Ora mi è saltato un legamento alla cuffia dei No, rotatori. io se ti posso dire Però una la cosa, base, sto. voi, la mentalità deve essere come se fosse l'ultimo allenamento. Per Sì, ultimo allenamento certo. si intende, io spingo fino a dove il corpo mi permette, perché comunque voi avete una conoscenza anatomica del vostro corpo, ormai avete un rapporto con il vostro corpo che è qualcosa di E fenomenale. apro anche una parentesi, la chiudo subito. Questa determinazione, anche se poi i risultati ce l'avevo, sia on che off, perché anche Ah, quando sì. molte persone cosa Brava, fanno? che è una On, cosa fantastica. si allenano, richiamo per il muscolo, perché quando sei on ti consigliano richiamo, io richiamo almeno che non sia necessario, che consiglio sempre più delle volte in monofrequenza, perché comunque la spalla, il gomito sono tutte articolazioni fragili, le mettiamo a rischio, non c'è mai un isolamento completo di un muscolo, qualcosa c'è, ma la maggior parte implicano uno stress sulle articolazioni. Chiuso la parentesi. Cosa Allora, io succede? per Che quanto riguarda le bombano persone due che mesi mollano, e poi quando sono off che perché fanno? O tirano sui pesi della chicco, riperdono tutto, o non si allenano neanche. Poi quando ci arrivano due soldi, rientrano in palestra, si ribombano, si rimettono la maglietta a tre taglie più piccole e adesso. si rinizia, capito? Invece io, anche quando ero off, sì, tripolavo, però dicevo, cazzo, prima lo facevo con 150, ora lo faccio con 100. Ma arrivo a quelle cazzo di 8 ripetizioni morte, È lì, è lì che costruisci, perché lì lì che conti, costruisci. capito? Guarda, io voglio dire una cosa importante, poi tra un pochino finiamo, per quanto riguarda chi molla, perché chi molla, ho sentito tanti video, soprattutto anche se sentivo uno di, stasera facciamo i nomi, di forense, che il signor Prada diceva, se qualcuno mi dirà che io mollerò, userò degli integratori per poter mantenere quello che posso, poi se qualcuno mi prenderà per il culo, ricomincerò. Sbagliato, sbagliato, Mamma mia. sbagliato. Sbagliatissimo, un messaggio sbagliato come quello di parlare di nuovi steroidi in circolazione. Non ci Sbagliato. sono dei Non nuovi steroidi. Sono sempre. cose che esistono, che ogni tanto c'è il ritornano sopra A parte che comunque raccontare, parlare di steroidi, sì, raccontare le proprie esperienze per quanto riguarda va bene. Però non è informazione, è incitamento, io la vedo così. Allora, in una live che feci, una live, un video, un podcast, lo feci, era una cosa molto privata, ho raccontato la mia esperienza, ma per far capire una cosa a tutti, che io dopo che ho smesso, è dura comunque trovare gli stimoli per riallenarsi off, però io sono di quelli che ce l'ha fatta, ok? È ovvio che poi devi ridimensionare tutto quello che è d'intorno, perché il peso se ne va, il volume se ne va, la carica se ne va. Però io, siccome ho il piacere di allenarmi, non ho mai smesso lo stesso. E Guarda, disse. io ti dico una cosa perché ho visto Dorian, ho visto Coleman, ho visto Menzer, ho visto tutte le persone, a parte quelli che sono sotto la TRT classica del non mollerò mai fino a quando non schiatto. E lì sono cazzi, lì sono cazzi. Ma come metà degli influencer italiani, da questo e quell'altro, sono tutti quanti in TRT, poi si allenano con la felpa. Che senso ha fare il figo con la felpa se poi non puoi togliertela? Allora, io dico questo, l'accettazione. Ti devi accettare, perché a un certo punto o vai sottoterra o comunque vai avanti a fare quello che devi fare, hai deciso. Allora, vi faccio un esempio. The Rock, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson
non molto tempo fa insieme anche a Brock Lesnar, che a me Brock Lesnar fa cagare, è tutto storto, però Veramente orrendo, è una ma bestia. era una macchina. Sì. Sì, ma guarda che gli steroidi fanno una performance. Io ricordo che io sono un 100 metrista, ricordo che io sono uno che corre come il vento. Quando ero tanto pesante ero 10 volte più veloce, la fatica non la sentivo e non ero, dopo quando tu stacchi praticamente vai nel dimenticatoio, sì. Però il discorso è la roccia. Allora, ci sono delle foto del 2001 durante un film, mi ricordo, Fatina dei Denti, no, prima, No, prima. dove Dwayne Johnson scompare. Ma allora una persona poi chiaramente vende integratori, deve fare questa cosa, come quelli che non fanno coming out perché dicono, se scoprono che sono questo, questo e questo, non faccio più un film. Molte volte capita. Ok. Allora, non è che il 2001 Dwayne Johnson avesse un problema fisico enorme, tale che aveva perso No, ti spiego io, Max, veramente com'è. 15 kg Allora. di massa pulita, 15 kg di massa, e adesso si è allenato. No, non è così. Come Però che Brock Lesnar, se tu gli fai una domanda, lui si incazza. Però $250.000 li hanno spesi per coprire le sue stronzate quando è stato beccato. Cioè, esiste la formula magica? No, e poi soprattutto c'è una cosa che i ragazzini non vogliono, non vogliono, e questo è per i ragazzini, io ho un figlio, per i ragazzini, allora, quando molli che hai provato a fare il supereroe, dopo devi scendere a patti, e prima di scendere a patti, meglio per te, poi perdi l'autostima, vai in sbattimento, hai bisogno del psicologo, la gente dice, ma cosa, ma sei malato? E una persona cosa fa? Opla, ricomincia. Si può tenere qualche cosa? Si può tenere qualche cosa? Sì. Se ti alleni come Dio comanda, non molli mai, mai. Devi mollare gli stimoli del bodybuilding, per cui andare a cedimento, abbassi le ripetizioni e viaggi sulla forza. Lo diceva anche Rich Piana prima di morire. Il natural viaggia sulla forza. La forza del natural sono le ripetizioni 6, fondamentalmente. Cioè viaggiare a Assolutamente, 15, 20 a ricostruzione non viaggi più. assolutamente Non viaggi più. Io per esempio mi alleno e alcune parti del mio corpo sono cambiate di poco, chiaramente diminuisci di volume, ma le forme sono le stesse, la qualità è la stessa, anzi forse è migliorata. E ho capito che passando anche ad altri sport, per esempio mi sto concentrando tanto sulla calistenia. Mi piace un sacco. Che cazzo ti devo dire? E soprattutto per quanto riguarda le trazioni, tutto quello che è l'esplosività delle trazioni, e voglio fare una cosa per una mia cosa personale, che sono le trazioni zavorrate. Avendo un bicipite che è grande come un quarto di manzo, voglio metterlo in quest'altro sport per vedere se riesco ad eguagliare dei record grossi per quanto riguarda zavorrate. Non fare più i carli con bicicletta che ho fatto per 35 anni, lo faccio ogni tanto, lo faccio ogni tanto. Metto un peso, soprattutto sul bilanciere che nessuno usa, cioè dritto. Tutti hanno paura del bilanciere dritto, nessuno vuole toccare il bilanciere dritto e con un peso che deve essere quasi vicino a quello del mio corpo, per cercare di fare qualche ripetizione. Però non sei più alle ripetizioni da costruzione quando sei sotto. Devi mollare, abbassi le ripetizioni, abbassi il volume e aumenti la frequenza. Lì c'è anche la multifrequenza. Max, io hai sintetizzato l'allenamento che faccio io, mi permetto di dire, parlando di drug free, Sì. l'allenamento, io ho visto il mio corpo cambiare davvero, e anche per quanto concerne la definizione, vogliamo parlare di dimagrimento o definizione nel senso un corpo sfibrato, un corpo Sì, che no, no, assolutamente sì, anche perché il granitico, dimagrimento. quella pasta muscolare granitica. Devi fare dei Certo, passi, ma è devi fare importante quello che dei dici tu, è importantissimo. Tu stai parlando della densità passi. E la muscolare. densità. Io sono stato magro
e ad oggi mi definisco definito, cioè nel senso un corpo, sono due parole, due concetti completamente certo. diversi. Beh, ma certo, però è importante avere concetti La come vera tu dici. definizione, il famoso corpo strappato, come si suol dire, è frutto di quello che dici tu, Certo. e non si scappa. Non si scappa, ci vogliono grandi carichi. Sì, beh, grandi cariche Grandi sì, carichi. ripetizioni, accorciare Grandi carichi. il tempo di esecuzione tra una serie e l'altra per fare della densità e poi volume oggi non deve essere, posso portarlo a un estremo per quanto riguarda le serie concepite per il naturale. Il naturale concepito per fare in una seduta 12 serie, voglio farne 7 con carichi più alti, di conseguenza il mio cedimento non sarà a manetta come il 15, la lancetta è un po' più bassa perché quando hai 6, quando dalla quinta alla sesta c'è una che puoi fare in più, mentre dalla dodicesima alla quindicesima le ultime 3 fanno il disastro. Con un peso della Madonna, sei costretto a entrare di quello che chiamano il buffer. Ma se questo esercizio che con alti carichi e più basso volume non ha comunque creato un esaurimento, può essere Io, ripetuto. Max, anche sulla questione buffer, ho trovato, mi permetto di dire, ho trovato, sono arrivato ad una concezione di allenamento dove sto benedetto buffer non deve essere il limitatore che ti chiude, ti spegne. Se volete, vi racconto velocemente qual è il mio modus operandi, come mi alleno. Prego. Io ad oggi, alla base, per me ci deve stare un continuo logbook, un progressive overload, per me è la base. In palestra, se non ti senti di allenarti, non ci andare, ma non andare per fare di meno, questa è la mia visione. Devi almeno pareggiare il Devi anche progressive overload. capire una cosa. Adesso tu una cosa che farai col tempo. Sicuramente ci stai arrivando, ma probabilmente lo farai col tempo. E sai perché? Chi ha usato quello che devi usare per arrivare a tirare fuori delle masse esagerate con una qualità, perché se diventi un bufalo non serve un cazzo. Se diventi una palla di merda con 20 kg che non ti servono, ma se una persona è arrivato, natural o no, quando per esempio tu passi la barriera e arrivi dal natural, guardi indietro e dici cazzo però. Adesso il processo naturale lo capisco molto meglio. Cioè, è una cosa che purtroppo gli atleti che hanno fatto quello che abbiamo fatto noi capiscono di più. E ti posso dire una cosa. La tua concezione, la tua propriocezione e soprattutto la tua sensibilità di dire oggi sì, oggi no, arriverà ancora col tempo. La stai cominciando a capire perché mi fai un discorso dove tu devi sentire il tuo corpo. Sentire il tuo corpo vuol dire oggi non faccio un cazzo. Perché se devo entrare e sento che alla prima serie della prima non va, o mollo e vado a casa, o secondo me è molto meglio mollo e vado a casa. Cioè, se devi andare lì per fare, come dici giustamente tu, di meno dell'ultima volta, Compitino. la No, io sofferto, sono dell'idea che la sofferto. soprattutto un natural, vi ripeto ragazzi, questa è la mia visione, ecco, non sono venuto Ah qui no, a ma la visione è giusta. poi La visione è metto giusta. una virgola su quello che hai detto, però dopo finisci il discorso, poi dico la mia anche. Io quindi soprattutto sul natural è importante mantenere un progressivo overload, cercare di più possibile con i denti strapparlo seduta dopo seduta. I risultati fatti e mantenerli. Parlo per me, io ad oggi mi alleno così, lavoro giornalmente in monofrequenza, nel senso per me c'è un gruppo muscolare al giorno, basta, non di più, un gruppo solo. Su di Sì, me. no, va bene, anche perché è presto per te a passare alla multifrequenza, è presto, però potresti provare, soprattutto tu che sei natural e tu il tuo limite l'hai già preso per quanto riguarda la massa, potresti provare degli altri picchi, dell'altra qualità, diciamo, dei disegni nuovi. Per esempio, a me il tricipite è cambiato tantissimo.
da 5 anni a questa parte, di più, perché lavorando con determinati esercizi, poi anche la scelta degli esercizi è fondamentale, soprattutto sulla tua costruzione. Certe cose da natural, però sì, le stai capendo, ma ci vuole l'esperienza di una persona che ha visto alcune cose per dire come funzionano bene i funzionamenti. Sicuramente tu che sei in monofrequenza hai già capito molto più degli altri, perché la monofrequenza, soprattutto per un ragazzo giovane come te che ancora si sta scassando, potresti trovare giustamente il quid in più che è il peso. È l'unica cosa che puoi trovare, quel qualcosina in più che è tutta la volta la progressione di peso. Sicuramente sì. E Però aspetta, certe Max, mi persone come permetti. noi, cioè, devi stare, non puoi cercare, almeno io parlo da cinquantenne, no? Devi cercare altri stimoli. Per esempio, i bicipiti l'ho sempre fatto come? Con la supinazione. Cos'è la supinazione? Ma io l'ho già vista la supinazione. No, 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 proprio non l'avete visto un cazzo. E parlo di questi quattro mongoloidi. La supinazione è questa. Cioè, io non salgo col peso così o così, no, 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 io salgo così, cioè mi faccio venire, se voi sentite, i miei polsi scattano perché il cartilagine è andato a tutt'altro. E questa cosa qui, fatta con un peso enorme, enorme, che tutte le volte, non è che ti devi farti male, però c'è come le persone come me che dicono me ne sbatto le palle. Oggi, per esempio, ho scoperto, oggi, qualche anno che sto provando, che non faccio... Pochissime volte perché mi piace, te l'ho detto, qualche esercizio di carico con barra dritta, che è il pull-up reverso, che fa i due capi del bicipite e fa la stessa identica pompa per quanto riguarda il natural, che torna e dice la pompa è differente. Cambia gesto, cambia esercizio e vedi che se trovi un altro stimolo, il cervello dice ok, attacco questa preparazione non naturale a questo esercizio. Se cambia esercizio può ingannare il cervello. Ragazzi, il cervello è quello che è il sistema neuromuscolare, è quello che muove i muscoli. Poi il muscolo dà retta al sistema che ti dice come imparare. Io, per esempio, come diceva anche Metzler, perché è sempre Metzler il signore, che questo esercizio coinvolge tutti e due gli attaccatori dei bicipiti ed è non valido di più per i bicipiti. Lo sto provando e ti posso garantire che già il brachiale, che è un muscolo che non sa neanche, non so, nessuno sa che cazzo è il brachiale, è il muscolo che permette che tu possa fare dei carri tremendi, perché il bicipite fa questo movimento qua. Il brachiale è questo qua. Per cui tutti gli arm wrestler, saluto Gasparini, mi dispiace che il match con Ciple sia saltato. Fantastico. E l'allenamento, tra l'altro, del braccio di ferro per bodybuilder è legge, è legge. Queste ripetizioni che tu salto sono parziali e prendono una muscolatura profonda e soprattutto e tu hai già, per cui se sei forte il braccio di ferro sei forte, ma puoi comunque mandarla avanti. Insomma, la presa e l'avambraccio fanno in modo che tu possa tutto per arrivare dove. Fanno in modo che tu possa caricare di più sul carro o su un sollevamento, perché chi molla prima, il bicipite o l'avambraccio? Quando fai il carro, quando fai così, dici mi brucia l'avambraccio. Tu pensi che ce l'avessi molto più grande, con una presa tremenda, puoi tenere in mano una. E l'ho provato, ho provato a far diventare più forti gli avambracci, e grazie a Dio rispondono, per avere dei carri con bicipiti che ho fatto o in supinazione, quando va bene, potevo, adesso leggermente di meno, ma ti posso dire che le braccia sono il punto che penso che morirò con loro. Io ho fatto anche 48 in supinato, in seduto tranquillamente, perché? Perché le braccia probabilmente, no, probabilmente rispondono, io le ho fatte rispondere come tutti i muscoli a uno stimolo. Con pesi veramente pesanti, cioè, e non solo 6 ripetizioni, ma arrivarci a 6, per cui già sulla quarta facevo già belle fatica. Chiaramente bisogna avere quella sorta di quella piccola briciola di, come posso dire, perché il culturista fondamentalmente è una persona malata, ragazzi, però siamo tutti malati perché ci facciamo del male invece di andare a.
come dei ragazzini, mi dicevano i cugini, bisogna andare a fighe, sei dentro una cantina a fare il coglione, cioè, ci capisci, fondamentalmente sono persone che hanno grossi problemi mentali. Poi chi fa uso per arrivare, oggi io non riesco a capire dove si voglia arrivare, gli eroi sono già passati, Arnold, Perrigno sono già passati, oggi sarà tutto nel dimenticatoio. In tempo 5 anni, bodybuilding hardcore sparirà in tempo zero. Ti faccio una domanda perché eravamo entrati a largo in questo discorso. Mi avevi citato Luca Prada, che praticamente in un video che poi sembrano sono video ambigui perché comunque si parla di un prodotto che viene ovviamente viene fatto il nome Come che si può chiama? essere inteso questo messaggio, perché comunque sebbene venga detto lasciate Ma è un perdere messaggio sbagliato, è un messaggio sbagliato non perché è una persona. fammi finire, viene comunque introdotto, messo sulla bocca che comunque già i ragazzini cliccano su Google e cercano e dire fa male. Solo per professionisti ti crea dei danni, che comunque si sa che la morbosità viene alimentata verso una cosa, si sa che fa male, Ma che guardami. comunque questo prodotto, non faccio neanche il nome io, questo prodotto è veramente comunque devastante sul Ma io ho capito di che prodotto stai dicendo, no, ti dico la verità, non so di che cazzo sta parlando, nel senso che non so che cosa sia. Sicuramente, vabbè, citato da qualcuno che ha la metà dei suoi anni quasi a fare dei contenuti che poi quando fanno i contenuti da soli davanti allo schermo non ci sono visualizzazioni. E il discorso è tutta questa pagliacciata di bucarsi in diretta per alcuni coglioni che poi pretendono e dicono di avere delle malattie che hanno bisogno di testosterone. Nessuna malattia ha bisogno di testosterone, a parte ipogonadismo e problemi falemme. A parte ipogonadismo e problemi di senilità. Poi qualsiasi problema non può essere ovviato da grammatore, da bodybuilder. Se una persona ha un problema, si ficca i suoi 50 mg di enantato ogni 2 o 3 settimane per star bene, perché è una patologia l'ipogonadismo. Io ho visto gente piangermi davanti al tavolo o gente ammazzarsi. Quando una persona grande e grossa si buca in diretta, e io dico, ma io non so neanche come cazzo fa YouTube a permettere di fare una roba del genere, ma forse sono riuscito a fare qualche cosa perché non vedo più pubblicato ultimamente. Mi piace pensare che sia riuscito tramite segnalazioni varie a far bloccare certi canali. Mi vorresti far capire che cioè, qualcuno su YouTube ha fatto vedere mentre si iniettava un prodotto, perché io sono all'oscuro di questa cosa. Come? Mi deludi? Non Dici, come sono, tu non cioè, sai? Eh? non le so queste cose qui. Cioè, proprio, Ma no, ci sono dei canali, soprattutto di personaggi che poi intervistano questi casi bisognosi di aiuto sui loro grandi canali, vedi Teo Trainer, di cui parleremo poi ampiamente, che c'è questa rubrica Nati or Not, che sinceramente mi ha sbrandato dei coglioni. Io trovo il natural oggi, a parte gente che ha deciso di essere natural e di farsi i cazzi propri, un personaggio che guarda lui e dice: cazzo, però io vorrei essere come lui, ma non ha le palle di poter fare questo percorso. Malato, inutile, non porta da nessuna parte. Il bodybuilding oggi è saturo, per cui ve lo dico subito, ragazzi: quando vedete il vostro gym bro a 150 kg al 20%, non è manco naturale. In tutti i gym, vabbè, lasciamo aperto per un discorso che non finisce più. Questi ragazzi ci sono, questi ragazzi che si bucano in diretta tranquillamente come fosse acqua. Tra l'altro è un influencer da cui mi sono appoggiato quando sono andato via da casa mia e mi è costato più lui che il Grand Hotel di Rimini in un giorno. Per cui una roba allucinante. Il Io problema è che, scusami, queste cose me le perdo perché Te le perdi, ma te le dico no, io. io mi ricordo come si chiamava quel ragazzo americano che è morto, Boston Lloyd, come si chiamava, che lui aveva
faceva il video che faceva vedere si iniettava Sintol. Ah, Joe Lind? No. No, 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 no. Boston Lloyd, penso. Questo ah, no, non so. Ma no, ma noi ne abbiamo un altro che è più coglione ancora e non è famoso e potrebbe anche evitare di fare quello che fa, perché è una persona che fa un determinato uso massiccio, sostenendo di avere dei grossi problemi, tra l'altro comprendendo una pensione che gli paghi tu e io, e di conseguenza diventa stupido. Il problema è che questa informazione non è informazione, è che io ti do la diretta, diciamo, conoscenza di qualche cosa che un ragazzetto vuol fare. Se io dentro di me voglio, per un problema che io penso che si possa risolvere con qualche cosa che ti farà nel lungo andare peggio, perché non è una cura, è un palliativo. Ma tu l'hai fatto, sì, l'ho fatto e ti sto dicendo di non farlo, perché oggi è saturo il mondo e soprattutto se le persone potessero guardarsi allo specchio e dire vabbè, non si può sapere fino a quando non arrivi dove devi arrivare. Ma questi influencer fanno in modo di raccontare cose che poi sono prese da ragazzi, 13, 15, 16, 17, che le prende a cazzi suoi, prende quello che gli interessa e va. Poi ci sono altri coglioni, come abbiamo visto adesso la Rai, Rete4 ha preso altri influencer come Ivan Martello Inano e quell'altro imbecille di Montalbano, che danno, fino a qua arrivano, hanno clienti fino a qua. Io a Lissone c'era persone che piangevano perché avevano l'asse completamente fottuto da queste teste di cazzo che danno peptidi anche alla signora Pina che fa la... come si chiama, fa la fruttivendola a basso. Ora, sta definendo tutto in un circo. Il bodybuilding, secondo me, non è fondamentalmente mai esistito, perché esiste, se esiste. Ho visto un altro video di questo Roberto Musiani che fa parlare un altro culturista che si chiama Jerry Brynon su i presunti. L'ho visto. Sì, una cagata molto... Bravo, sei un bravo, bravo, una cagata muscolare. Ora ti faccio una domanda che poi la facciamo a tutti. Secondo te, quali sono i culturisti che ricordi che non hanno a che fare con quello che serve per diventare culturista? Ricordiamo che la parola culturista è un essere che è visibilmente diverso dagli altri, con delle dottrinità particolari che di solito è più largo che alto. Ora, quali sono i culti, in quali anni i culturisti sono nati? Questo anche lì, un influencer di 40 kg che ti presenta questa cosa come per dire questa è la verità. Io ti dico, Roberto, se tu ti fossi allenato avresti detto una stronzata di meno. Quali sono i culturisti di quali anni che sono secondo te liberi da questa... Ma io per mia conoscenza dai tempi, ovviamente noi siamo cresciuti con il cinema, no? Quindi i primi culturisti li abbiamo visti nel cinema: Red Park, Steve Reeve, appunto citati da questo Jerry Bry, bro, come cazzo si chiama? Jerry Bry, però fa due cose. Io dico sempre i tuoi e i miei. Io, dovete pensare. Natural, io non ne ho visti, sono onesto. Cioè, o perlomeno non mi viene in mente qualcuno che possa essere No. Allora, diciamo le cose come stanno. Allora, alla gente diciamo, quando una persona racconta una cazzata come Coleman nel 92 Natural? Nel 92 Coleman era Natural. E Tom Platz spendeva $200 un deca a settimana, certo. Un deca erano 50 sì, uno alla settimana, anche uno al mese, sì. Poi purtroppo si sentono quello che si sentono. Fortunatamente quelli della Golden Era sicuramente non sono arrivati a fare chissà che cosa per avere quei risultati, perché si concentravano sull'allenamento. Quello c'è da dire. Spingevano come dei muli, spingevano. Perché tanti che spingevano come delle bestie. Oggi sono sulla chimica al 90%. Per cui. Il testosterone è stato sintetizzato da un Ruzica, come cazzo si chiama lui, e il tedesco, hanno preso il premio Nobel insieme, e dal 35 che c'era
esempio, prima del 35 che c'era Sandow, Eugene Sandow, Eugene Sandow. Dopo il 35, quasi di meno di un decennio dopo, per cui Brynum cosa fa? Fa la pippa per i ricordi che non ci sono. Si chiama Golden Era e quella di Arnold, 60-70-80. La Silver è quella prima, 40-50. Steve Reeves, Leroy Colbert, John Grimek aveva un braccio così. Ora ti dico, com'è possibile che da una generazione di Sandow e tutti quelli come lui, quel costumone leopardato grosso come un pannolone, e 10 anni dopo abbiamo dei mostri? Molto. Bill Pearl era gigante, Grimek era una bestia, Steve Reeves era meraviglioso, non aveva il cenuto nelle misure, era meraviglioso, poi era anche un uomo molto alto e penalizzato, piccolini fa paura. Poi sono arrivati 70, 80 e tutto il resto, ma ci sono già indicazioni nel 1889. Però se una persona dice non ci sono indicazioni per quanto riguarda quelli degli anni 40, ma c'è stato un gap generazionale, c'è stata una roba tipo 10 kg di muscoli un decennio prima al decennio dopo. Si ritorna sempre il discorso che al di là, cioè, un cambiamento come anni 80, anni Ma gli 90. anni 35 erano riconducibili tranquillamente a quelli che oggi diciamo natural. Tra l'altro, lo stesso fisico, roccioso, bello denso, addominale sempre, e questa spalla che è naturale, naturale, per cui non è queste forme tondeggianti, spettacolari. Il decennio dopo, meno di un decennio dopo, abbiamo già tutti quanti i bestioni, Larry Scott, tutti quanti quelli con delle forme allucinanti. Ma poi Neanche un decennio dopo. Ora mi sono trovato, vedi. poi l'ho ascoltato, me l'ha inviato, l'ho ascoltato attentamente. Lui dice che il testosterone, quando è stato sintetizzato, è stato prodotto per avere, cioè non gli attribuivano poteri anabolici, ma soltanto per il benessere, perché comunque si sa che quando il testosterone è basso, la salute mentale se ne va. Ma si sa, no? Il E ha detto testosterone, questa frase. l'ipogonadismo. Questa frase che smentisce tutto il discorso di prima, perché se non gli vengono attribuiti poteri anabolici, perché culturisti come Steve Reeve e Park dovevano essere contrari al doping se non era considerato anabolico? Quindi, cioè, se non veniva considerato anabolico, perché dovevi essere contrari al doping che non era considerata una sostanza Ma sì, dopante? ma tu fai delle domande giuste, ma tanto una delle cure di Reg Cosa Park vecchia, che è venuta fuori perché usava qualcosa che si chiamava Syndrox ai tempi. Allora, quando c'è un qualcosa per cui la scoperta, il testosterone sicuramente sarà stato scoperto perché c'era un problema nella popolazione e poi fu dato all'esercito. L'esercito prende le scoperte, le usa, quando vanno male le regala al popolo. L'LSD, la scoperta, l'ha trovata la CIA per il controllo della mente. È andata male e l'ha regalata al popolo. Questa roba qua l'hanno data ai super soldati per fare i super soldati, poi schiattavano tutti quanti come i cani, che appena scoperto, subito ai soldati. Che si dà subito al super, si cerca subito applicazioni militari. Quando va male, lo danno al popolo. Visto che Guarda, schiattavano tutti, l'hanno dato al popolo. E chi hanno preso? I culturisti. la stessa molecola dell'ecstasy era nata per darla ai soldati per combattere la fatica, poi si sono accorti che in realtà tona e non rende aggressivi, quindi l'hanno usata come droga ricreativa. La morfina è stata per riparare i danni provocati dalle ferite di guerra e si sono accorti Ciao, che hanno ciao. rovinato Sì. dopo lì si sa che tutto Vabbè, passa per la morfina. Certo. Poi c'è stata esempio. la guerra del Vietnam. Nella guerra del Vietnam tutti i soldati americani erano tutti fatti di bestia, tutti Tutti. quanti con siringhe in mano, tutte, di qua un altro bordello. Per cui le prime sono applicazioni militari. E poi quando l'applicazione militare va male alla persona, perché dice, questa roba qua fa più danni che di quanti ne può avere. Ai nazisti Allora pure lo veniva di qualcosa, vero Rich?
ai nazisti fu sperimentato, non ricordo quale farmaco. Allora, ti direi una bugia se dicessimo. Vabbè, i nazisti e i giapponesi avevano un reparto apposta. I giapponesi mi sembra 471 qualcosa, dove facevano gli esperimenti su bambini per renderli ariani, perché sono malattie mentali per quanto riguarda determinate cose, la razza, tutto il resto, però tutto per non quello farli che dormire, hanno scoperto. Quale dei farmaci veniva dato ai nazisti per non farli dormire, ecco, per cercare di tenerli sempre svegli, no? Adesso questa cosa non lo so, ma sicuramente sì, ci sono stati esperimenti sul sonno, ma poi hanno capito anche lì una cosa fondamentale, perché ogni tanto qualcuno si sveglia e vuole fare una prova su qualcun altro, che quando non si dorme puoi stare sveglio quanto cazzo vuoi, puoi stare anche sveglio un mese sotto qualsiasi droga, poi schiatti, cioè non è un problema. Domani ti spegni e caschi per terra, cioè sono delle cose fondamentali. Noi siamo una macchina perfetta. Per chi crede nella creazione, io credo nella creazione, non nell'evoluzione. Se Dio ti ha detto che devi andare a dormire la sera e poi fare quello che vuoi, sei alto 2,5 metri, ti mangi le finestre, gli infissi con i denti, bene. Tutto si arriva dalla natura. Se io non sono una persona così e devo amplificare con qualcos'altro, sicuramente magari arrivo. Però dopo c'è un ritorno e bisogna vedere che prezzo c'è da pagare. Ci sei. Beh, Comunque, la ragazzi, è melatonina è stato. un antiossidante potentissimo, la melatonina, è un antiossidante, no? Potentissimo. Ci vuole il buio, vuole il buio. Il sonno, no? Ma per un bodybuilder, no? Il sonno è Allora, essenziale. le chiavi essenziali sono il sonno, assolutamente il riposo, molto, molto più dell'allenamento. Molto più dell'allenamento anche e la nutrizione. Oggi, con la merda che c'è oggi, la carne finta. E i glifosati, tutta questa merda dentro le nuove farine di grilli, case varie. Io mi preoccuperei più di spendere tanti soldi per mangiare bene. Un ottimo assorbimento. Gli integratori che servono sono la vitamina C, secondo me, da naturale, e una glutammina per un recupero muscolare. E dico sempre ai ragazzi giovani, ed è questo contro di me: pasto solido, proteine. No, io sono della scuola di Venturato. Pasto solido, perché ho visto campione e il campione non usa proteine, nonostante si possa usare, perché dopo un po' carne, 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 carne crea acidità e l'acidità dopo crea. Tornare anche utile per gli spostamenti, comunque per chi fa una Ma vita. sì, no, ma può essere usata assolutamente. Francamente, a Però, me la città non viene come carne, solo il portafoglio, e per esempio il nostro amico è carico, 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 predice di prendere 400-500 euro di integratori, 400-500 euro di integratori, per fare che? li paghiamo noi perché i contributi, la pensione li Ma abbiamo pagati. sì, perché comunque sia, lui se deve lavorare con la partita IVA di un altro, vuol dire che, insomma, non so se gli hanno ridata la pensione, so che gliel'avevano bloccata quando ruppe i coglioni al nostro amico Miletto, che gli fece un culo così, al nostro impazzito con la maschera. Ma rimane il Io fatto che è un per quanto naturale. riguarda il comparto vitaminico, ad esempio, lo ritengo essenziale, Max, per venire al tuo discorso. Io, ad esempio, assumo da anni senza mai staccare vitamina C, vitamina D3 più K2, magnesio, zinco. Io invece ho una mia filosofia, e la filosofia Complesso è. B da anni, oltre creatina Sì. e Io insulina. Mai staccati, per me è la base. ti direi una cosa: sei natural, da natural tutto questo che prendi, anche l'aminoacido, il glucogenetico essenziale, va bene. Anche la spirulina alza un aminoacido che tu già prendi e l'ho provato. Quando sei in preparazione è tutto moltiplicare. Quando sei natural, ni o un cazzo. Nel senso che il corpo è quello. Naturalmente hai un assorbimento di quello, quello e quello. E secondo me, nonostante siano cose naturali, vitamina C, glutammina, e ogni tanto voglio fare una vitamina D, soprattutto se non sono sotto il sole, io direi si stacca, faccio in modo che il mio corpo si smazzi da solo a recuperare da un buon cibo e da tutto il resto le vitamine che servono, anche perché sei giovane, ti serviranno più avanti, e
facendo questo il corpo dice, ah sì, me la devo scialare io, allora ci saranno degli altri processi di Però crescita, Max, sai secondo bene me. che il cibo odierno non è il cibo di 20 anni fa, no? Un po' è la solita solfa. Però Lo è vero, so. è la qualità del cibo che è peggiorata. Quindi, secondo me, è quasi un obbligo doverli assumere come integrazione. Sì, ti dico di sì, Determinativa. ti Perché dico di sì, ti mancante dico di proprio sì, il cibo. nonostante, sì, ti dico di sì, nonostante non mi fidi delle polveri, mai. Però ti dico, c'è ancora qualche speranza nello spendere, perché oggi c'è la cultura del ti faccio morire di fame o compri quello che dico io. Allora, invece di comprarmi centinaia di euro al mese di trovo il giusto arancio, il giusto limone o comunque sia per quanto riguarda l'acido ascorbico, io ti dico sempre che la vitamina C è fondamentale per qualsiasi Assolutamente. altra cosa. Una glutammina per un recupero ogni tanto. Però io dico sempre stacca, ogni tanto stacca, fa in modo che il corpo anche sul naturale non si appoggi. Perché il corpo si appoggia, è abitudinario. Se dici tu mi dai questo, il giorno che non glielo dai, e ti manda a fanculo. Devi dargli il tempo di dire, come con le cure. Le cure, chi sono i bodybuilder più longevi? Quelli che, poi dicevano, mollo, ma non chiedetelo, mollo. Dorian faceva on, off, on, off, on, off. E negli off, come anche Arnold era un altro fan degli on, off, perché sono delle foto di Arnold, dove è un ragazzino. Mamma mia. Lui comunque sia, da una parte recuperi. Io ho fatto decine, no, centinaia, sì, centinaia di cure. Le prime, per i primi tot anni, nonostante avessero dei progressi enormi, che poi staccando questi progressi tornavano indietro, ma riattoccando tornavano di più. Cioè, ci siamo come discorso. Il corpo tu gli devi dare il tempo di ripigliarsi, soprattutto quando ti levi da una cura che devi fare la tua PCT. Necessaria dopo un certo anno è necessaria, dopo una certa grammatura è necessaria, dopo una certa durata per grammatura è obbligatoria e l'abbiamo già detto l'ultima volta. Però quando c'è quel momento in cui dice vabbè, adesso do il corpo, se si ripiglia per quanto riguarda la non naturalità, devi dargli il tempo che lui dica ok, va bene, adesso fammi rimettere un'altra volta. Ma questo si può fare da giovani, chiaramente a certa età. Già io ho esagerato troppo fino all'anno scorso, però Sai, Max, c'ho un passato di grandi off, di grandi off. quando i ragazzi comunque mi chiedono magari delle consulenze, no? Io la prima domanda che è anche un po' cruda che gli faccio, ecco, magari mi dicono, ma devo prendere, devo comprare, ce l'hai i soldi per fare la spesa? La prima domanda che gli faccio, triste, è perché cosa ti serve? Ti serviranno uova, ti servono riso, ti servono patate, ti serve carne bianca, carne rossa, verdure. Dico, ce l'hai i soldi per fare la spesa? Lo so che è brutta come domanda, però è No, inutile è fondamentale, che magari ti fondamentale. chiedono se con 100 compressi di Whistrol si mettono in forma e poi magari ti mangiano 2 o 3 volte al giorno delle minchiate. Adesso ti dico una cosa che magari nella prossima che faremo, tirerò fuori per quanto riguarda un nuovo influencer che pensa di avere. Questa è una cosa che vi dico adesso. Una bomba. Poi tireremo fuori anche, magari domani tireremo fuori anche degli audio, perché a me sinceramente non me ne frega in cazzo. Allora, l'influencer di oggi, del momento, dice di aver trovato, poi ne parleremo, qualcuno che ha confessato qualcosa su questa rubrica Natti or Not dei miei coglioni. Ora, ti voglio fare una domanda e poi la finiamo qua e la riprendiamo la prossima volta. Certo. Quali sono gli diciamo steroidi, chiamiamoli col loro nome, che hanno, se tu dovessi consigliare no perché noi non consigliamo, No. ma se tu dovessi dire una marca, un tipo, una molecola, come la chiamano oggi, di steroide per diventare una, non un insieme, non due o tre. Tu me ne devi dire, guarda, io voglio diventare grosso, voglio mettere 8 kg, 10 kg. Cosa mi dici? Quale Io, mi dai? sebbene non consiglio, l'unica molecola che potrei dire che non, comunque non ci metti 10 kg è quella che abbiamo normalmente nel corpo, testosterone. Stop. Ok.
Anche perché quelle altre implicano una base di testosterone, quindi si sopprime l'asse. Troppo tecnico. Ti faccio una domanda perché adesso è inutile, ma la prossima volta non sarà inutile. Adesso la finiamo qua, ma la prossima volta prenderemo da qua. Quali sono? Cerco di aiutarti in modo che. Qual è una molecola che non serve assolutamente a mettere carne? Ti aiuto. Di solito si vede in pastiglie. Che cosa non mette assolutamente carne? Poi vediamo se la prossima volta, dato che uscirà il video, dato che steroide, non il betagonista tipo clenbuterolo, L'hai detto adesso. Ah, ok, ma non è uno steroide. Un beta-agonista adrenergico del sistema periferico centrale. Guardami, allora, se io ti dicessi che sono 100 kg, tiro fuori il mio braccione, tutto il resto, e ti dicessi che ho preso quella specifica molecola, tu che fai? Ti metti a ridere? Non metti a ridere perché non serve per l'aumento della massa. Non solo non serve per l'aumento della massa, se combinato con altre sostanze e soprattutto con sostanze intelligenti che vanno bene con lui, nonostante sia molto pericoloso, ti mette tanta forza. L'ho usato. Anche io l'ho usato 30 anni fa. L'ho preso, l'ho provato, mi sono trovato molto più forte. No, ho capito dopo che quella forza era, però poteva anche essere stato qualcosa, ma in generale si diceva che doveva tirare fuori le vene, squartare, non è per un cazzo, non è assolutamente vero. È un asmatico per cazzo, è un asmatico, un antiasmatico, un asmatico per bestie. Poi allora, voglio sfatare un mito perché allora, la tiro lì e ne parliamo la prossima volta. Allora, io sono nato con l'asma grave, a 38 giorni fra un po' schianto nella camera dell'ossigeno, ero in cianosi. E fino al 2000-2001 ho sofferto di gravi crisi asmatiche, poi se Dio vuole si sono sparite, è una cura che comunque è preventiva, non ho più crisi. Nei momenti più cronici non mi hanno mai dato né clenbuterolo, premesso, né clenbuterolo, cioè il vecchio Spiro pentamonores, né efedrina che comunque è un broncodilatatore, ma mi hanno dato del cortisone in vena, urbasone e altre cose, quindi... No, vabbè, ti dico farmaci, questa cazzata, ti dico farmaci, questa cosa perché sono unicamente praticamente prodotti per gli atleti, perché l'utilizzo che ne hanno a livello realmente farmacologico sarà un milionesimo. Le farmacie erano... Sì, no, certo, no, ma quello che dico io è l'ignoranza delle persone, soprattutto comunque di quelli che danno caccia al fucile ai dopati e... si dichiarano natural, ecco anche lì la caccia alla strega per me è una stronzata, come anche è inutile secondo me che una persona che fa uso e fa l'influenza debba prendere per il culo, la stessa cosa. Il problema è che l'ignoranza la fa da padrone, e quelli di cui non abbiamo parlato questa sera ne parleremo la prossima volta, Simo Papagno, ragazzetti imbottiti di merda e tutto il resto. Il Simo Papagno è uno spettacolo perché tra la schiera di inutili, come le tette su un cinghiale maschio, lui è il più inutile. E di conseguenza, cosa volevo dire? Sull'ignoranza. Certe persone pensano che leggere un prodotto, sapere di questo prodotto, o prendere anche, per alcuni natural, prendere un'aspirina, vuol dire già non essere più... Qualcuno sostiene questa cosa, no? Che se una persona già prende un analgesico non è più natural, è vero? Ho sentito dire questa minchiata mostruosa, ma forse era il delirio di Domicchio, può essere. Comunque tieniti questa cosa del clenbuterolo, perché se esce questo video questa settimana ti faccio vedere l'incompetenza delle persone che gridano al lupo e poi non serve un cazzo. Comunque sappiate che il clenbuterolo comunque ha... A dosaggi comunque usati, a livello termogenico dà dei problemi non indifferenti sia a livello pressione, arterie, cardiaci. Guarda, voglio fare solamente una cosa poi la finiamo. Siamo quasi a 2 ore, infatti. Sì, ti dico un aneddoto, vai con gli aneddoti. Avevo 20 anni quando cominciai, tra 20 e 21.
aveva esaurito il potenziale per quello che potevano vedere. E mi prestò soldi un amico, me li prestò, 190.000 lire, tanto che lui stava bene, lavorava in un grande posto, e io invece stavo ancora a casa, grazie ai miei coglioni. Mi prestò 190.000 lire per comprare, allora, gli steroidi di una volta erano anche veterinari, per farti capire che cosa può capitare nelle mani di un ragazzino, per cosa può capitare nelle mani. E io tante volte ho rischiato la pelle e probabilmente non era il mio momento. Una volta mi hanno dato le Eutirox. Mamma mia. Cosa serve le Eutirox a un culturista, secondo me? Non cazzo. Eppure Stato un girava, periodo dove girava, andava di girava, moda, dove prima girava negli anni che furono. sì, Grazie a Dio lo buttai. Grazie a Dio lo buttai. E una volta mi diedero per un periodo di tempo un steroide per cavalli che si chiamava Sintapoli. Il Sintapoli, ogni fiale era grande come un proiettile del B-52 da 5 ml, che andava scaldata nell'acqua bollente, se no non riuscivi neanche a tirarlo su. Ho scoperto anni, anni, anni dopo che conteneva una sostanza che si chiamava NAF, che era non radioattivo, ma proprio di più, anche se sì, era appena successo Chernobyl, per cui vedi l'informazione, e una volta non c'erano i social, c'era l'amichetto che diceva l'amichetto e tu ti fidavi di quello che diceva lui, e poi scoprivi che se eri ancora vivo era non si sa perché. Bene, signore, è stato bellissimo, no? Calci in culetto, non abbiamo dati tantissimi, ma la prossima volta ne abbiamo. Ciao, ciao. Ciao, Flex. Ciao, organizza. Ricci. Ciao Ciao Max. ragazzi, Ciao ciao ciao. Ricci, grazie. E grazie a chi vedrà, a chi supporta il canale, a chi supporta E tutti voi. salutiamo Andrea Grazie, che ci sentiamo, sicuramente grazie. ci ha visto. Ciao Andrea, lascia perdere la panca di quel mongoloide. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, grazie.